Ringrazio il Signore perché attraverso di noi, di voi, ha consolato il mio cuore nel mio combattimento spirituale. C'è sempre un combattimento da fare, in fin dei conti quando si mette mano al servizio c'è anche questo e bisogna sempre metterlo in conto. Però la cosa bella è che il Signore è vicino, ti dà forza e soprattutto attraverso i fratelli, la comunità. E quindi voglio ringraziare il Signore anche per le vostre vite, il vostro esserci, perché anche questo è un carisma. Essere qui è una grazia, è un dono. È un dono che ci facciamo gli uni gli altri, in fin dei conti. Tutti diventiamo canale di grazia gli uni degli altri. E quest'amore che circola, direbbe Ligabue, perdonatemi la citazione profana, ecco, metti in circolo il tuo amore. Ecco, noi siamo chiamati a mettere in circolo l'amore di Dio, l'amore dello Spirito, che è un amore un po' diverso da quello che propone il mondo, da quello umano, è un amore che completa la nostra capacità di amare. Ecco, questa è la cosa bella che fa lo Spirito. Bene, a me tocca parlarvi della vita del movimento. Non posso non iniziare con il ricordarci, quindi non ricordarvi, ricordarci che siamo nel Giubileo d'Oro, perché sono 50 anni dalla nascita del rinnovamento in Italia, come è scritto anche lì, 1972-2022. 50 anni di grazia, una storia d'amore, abbiamo anche un canto bellissimo, è vero, quante grazie, quanti miracoli, quanti prodigi. E l'essere qui è un miracolo dello Spirito, perché comunque vuol dire che ha toccato i nostri cuori. E ci ha portato qui a fare ulteriormente esperienza del suo amore. In fin dei conti, noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo vivere di esperienza in esperienza dell'amore di Dio. La crisi, le crisi, le difficoltà, permettetemi di dire, che sono emerse anche attraverso le vostre testimonianze, sono date da una crisi spirituale che noi viviamo. Quando si dice che la crisi è spirituale, è vero. Più tu fai esperienza dell'amore di Dio e più la tua vita è raggiante. Perché come diceva bene Don Matteo, quando Gesù tocca tutto si rinnova, tutto ringiovanisce, tutto diventa più bello. E questo è vero. Nonostante quella difficoltà resta, però quella gioia di Gesù ti dà la possibilità di poterla affrontare e vivere diversamente. E questa è la grazia e il grande miracolo di Dio. Non è tanto il paralitico che si alza. Ma è l'amore di Dio che è stato infuso per mezzo dello Spirito, ci ricorda Paolo nella lettera ai Romani, nei nostri cuori. Ed è quello che fa la differenza. Quando tu ti allontani dall'amore di Dio, inizia la crisi personale e comunitaria, perché ha sempre un riflesso comunitario. Noi dobbiamo, e io veramente vi esorto a leggervi, è molto semplice, l'ultima lettera per il nuovo anno pastorale 2022-2023 dell'Arcivescovo Delpini è una catechesi sulla preghiera. Però dice espressamente che le nostre problematiche sono date dal fatto che non si prega più, si prega poco e male. Noi dobbiamo pregare invece di più e meglio nello Spirito e noi del rinnovamento dello Spirito non è campanilismo, questa esperienza l'abbiamo fatta e continuiamo a farla e abbiamo questa necessità. Vogliamo risolvere le nostre crisi, che non significa che come per incanto svanisce tutto. Bisogna ritornare all'amore di Dio, all'amore di un tempo, dice l'Apocalisse, all'amore di un tempo, a quella famosa luna di miele. È lì che c'è la differenza. E allora tutto cambia. Tutto si rinnova e non sono parole dette tanto perché noi di parole ne diciamo tante, soprattutto nel rinnovamento, se siamo bravi in questo, per carità divina. Però è la verità, noi ci dobbiamo credere, come ho detto stamattina, dobbiamo credere in tutto ciò, perché è vero, l'amore di Dio, è inutile dirlo e poi dopo non permettere all'amore di Dio di infondersi ancora una volta e rinnovare la nostra vita e quella comunitaria. Bene ha detto Eufemia, ma Eufemia ha fatto quella testimonianza perché lei con il suo pastorale prega, o no? No, nel senso che è la preghiera il motore di una comunità. E poi c'è un'altra cosa, vado avanti altrimenti finisco il mio tempo e non vi parlo della vita del movimento, preghiera ed evangelizzazione. Sono le due cose, sulle due binari sui quali lo Spirito
ci ha chiamato a camminare. In fin dei conti il rinnovamento nasce da un'adorazione e subito dopo evangelizza, non fa altro. Poi quando parlerò anche, perché fa parte della vita del movimento del seminario di effusione, dirò anche due parole in virtù di ciò. Allora, quindi siamo 50 anni dalla nascita. San Mauro Pascoli, sappiamo, in Emilia Romagna, il primo gruppo di rinnovamento dello Spirito Santo, e da lì una grande diffusione. Veramente nascevano come funghi i gruppi a suo tempo. Ora un po' meno, però non scoraggiamoci, è rimasto un piccolo resto. E con questo piccolo resto siamo chiamati ad annunciare che Cristo è risorto. In fin dei conti gli apostoli erano 12, perciò noi siamo molti di più, perciò c'è speranza. A Digevano eravamo in 1100, perciò hai voglia, possiamo arrivare sino agli Stati Uniti. Va bene. Allora, diamo fondamento anche alla vita del movimento, perché altrimenti diventa una cosa fredda, una cosa che non ha senso, non ha logica. E quindi vorrei dare fondamento con Atti 2,42. È un brano dal quale non possiamo prescindere, che ogni comunità non può prescindere da questo brano. È inutile. Cioè, sono i famosi quattro pilastri della comunità. È come un tavolo. Ne tagli uno e il tavolo inizia a traballare. Tagli l'altro e crolla, si inclina. E conosciamo tutti, però vorrei proclamarla. Erano assidui nell'insegnamento degli apostoli, formazione, nella comunione, la condivisione dei beni, nella frazione del pane, e quindi l'Eucarestia, e nelle preghiere, la preghiera personale carismatica e la preghiera comunitaria carismatica. L'una richiama l'altra e non la esclude. E le novene vengono dopo, se c'è tempo. Ora, perdonatemi, nessuno deve offendersi. Io non ce l'ho con le novene, assolutamente, per carità di Dio. Però bisogna entrare nell'ottica che se tu, fratello, tu, sorella, sei nel rinnovamento, è perché lo Spirito ci ha chiamato qui. E la spiritualità del rinnovamento è quella che noi conosciamo. Allora vuol dire che tu sei chiamato a vivere questa spiritualità e non un'altra. In fin dei conti, le congregazioni, ma gli ordini stessi religiosi, cioè hanno la propria spiritualità. Vi è mai capitato di incontrare una persona che dice: io non mi ci ritrovo? E mica gliene puoi fare una colpa, non tutti siamo chiamati a questa dimensione spirituale. Noi sì, altri no, hanno la loro. Ognuno deve vivere bene la propria dimensione spirituale, però viverla. Noi ci accontentiamo, o no? E quindi poi dopo, ecco, le cose si spengono, si affievoliscono, e la colpa, e poi stiamo alla cosa bella, riunioni su riunioni per ricercare la colpa, di chi è la responsabilità, la radice, da dove nasce questo, quest'altro. Invece tutto ciò si potrebbe evitare. Però, allora, quindi questo è il fondamento per quanto riguarda la vita del movimento. Allora, noi come siamo strutturati? Allora, velocemente, questo ovviamente, se si apre, ecco qua. Questo sicuramente qualcuno avrà avuto modo di leggerlo, si trova nel Vademecum. Allora, abbiamo la prima dimensione, è quella della corrente di grazia. Alla corrente di grazia noi ci ha richiamati Papa Francesco nel 2014 allo Stadio Olimpico. Voi siete una corrente di grazia, punto. Movimento, associazione, tutto questo viene dopo. Perché se tu non vivi la corrente di grazia, diventi un associazionismo, un ufficio che svolge pratiche burocratiche, e qui avrei tanto da dire anche ai pastorali di servizio, non solo. Il pastorale di servizio è un servizio serio, noi parliamo di pastorali, l'anno prossimo ci saranno dei rinnovi. Oltre al carisma di governo, il pastorale, mi è capitato di fare questo insegnamento nella scuola precedente, è chiamato anche a vivere la preghiera, a vivere la formazione, discernimento, accompagnamento e tante 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 altre cose, sull'esempio e l'immagine di Gesù. Quindi, corrente di grazia, l'incontro di preghiera, il seminario di vita nuova nello spirito, effusione ed esperienza dei carismi, crescita, parola, sacramenti, testimonianza. Questo ci dà una dignità spirituale. Tutto ciò è riconosciuto dalla Chiesa perché siamo Chiesa. Noi siamo un'espressione della Chiesa, dell'unica Chiesa. Siamo un'espressione. Poi, dopo, viene anche l'associazione. E qui l'associazione è stata necessaria. Uno, non c'è un altro termine all'interno del codice di diritto canonico. L'unico termine è associazione, quindi non potevamo chiamarci diversamente. Perciò siamo per essere riconosciuti. A noi questo vale e valso e vale
la dignità ecclesiale del rinnovamento nello Spirito Santo. Noi dovremmo ringraziare Dio dello statuto. L'unico problema è che lo statuto l'abbiamo fatto diventare una legge che a volte porta o portiamo i fratelli in tribunale. Perché poi arriviamo agli estremi. Quando lo statuto è un orientamento che deve orientare la vita della comunità per poter fare le adeguate scelte frutto di un sano discernimento, caso per caso, direbbe Papa Francesco. Non ci sono i discernimenti standard, generalizzati, non esistono, non possono, non devono esistere. Ci sono discernimenti personali, perché la storia di ciascuno è una storia santa ed è diversa dall'altra. Quindi lo statuto importantissimo, il regolamento che sviluppa, esplicita lo statuto, gruppi e comunità, l'annuario, un po' per capire in quanto, come siamo messi, attualmente un po' siamo diminuiti, ma fa niente, dicevamo prima, e poi le deleghe, l'organizzazione, strutture operative, responsabilità civile, vita economica, e questa è la dignità ecclesiale e sociale. L'ultimo è il movimento ecclesiale, quindi qui abbiamo quello che conosciamo e che viviamo, frutto della corrente di grazia e dei doni dello Spirito, livelli pastorali, ministeri, formazione, magistero, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, i CRES, che ancora questo è quello vecchio, non c'è più, perché il Papa lo ha sostituito con CARIS. Comunque è quest'organo che mette insieme tutte le realtà carismatiche, senza però, come dire, svilirle, okay? Svuotarle. Ciascuno mantiene la propria identità, la propria spiritualità, però è un organo che le mette insieme e che cercano insieme di collaborare. Non è sempre facile, nonostante tutto, perché, insomma, a volte sono anche delle difficoltà, nonostante parliamo dello Spirito, preghiamo lo Spirito e lo invochiamo, vero? D'altronde c'è sempre l'umanità, e dove c'è l'uomo, mi diceva un sacerdote, Don Matteo, lì c'è il peccato, perciò, insomma. Va bene, andiamo avanti. Quindi il rinnovamento vive essenzialmente su due livelli, l'esperienza della grazia e la comunione fraterna appunto nei cenacoli, gruppi e comunità. Ora, io partirò dall'esperienza, gli aspetti fondamentali della corrente di grazia, e a volte noi abbiamo qualche dubbio su questo, a volte anche dalle domande che poniamo, non sappiamo eventualmente quale fonte, quali fonti, dove cercare quindi appunto le risposte alle nostre domande. Perciò io vi vorrei presentare il nostro sito, che a riguardo è fatto veramente molto bene. E c'è ecco, lui ora ci accoglie con il 5 per 1000, ma ora momentaneamente lasciamolo stare, giustamente, poi vedremo il perché. Comunque è fatto veramente bene, ci sono tante informazioni al suo interno, alcune pagine ancora, come chi ha avuto modo di visitarlo, ha trovato la scritta work in progress, però tante altre voci invece sono state già riempite e quindi possono essere consultate e possono diventare per noi non solo informazione ma anche formazione, perché comunque la conoscenza è importante, quantomeno la conoscenza della realtà che noi viviamo. Noi non potremo mai conoscere tutto, ci mancherebbe altro. Io penso che ciascuno, conoscete uno che abbia una testa da computer e conosce tutto? Non penso. Però quantomeno la realtà che noi conosciamo, che siamo chiamati a testimoniare, ad annunciare, o come anche in questo momento a catechizzare, questa almeno sì, insomma, in grandi linee. E il sito è uno strumento veramente molto valido. Qui c'è anche la possibilità di poter chattare se uno ha bisogno anche di altro, insomma, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Allora, partiamo dal seminario di effusione dello Spirito e post-seminario discepolato e formazione. Allora, andiamo qui, chi siamo, e poi dopo la vita nuova nello Spirito. Questo è un po' per farvi vedere, perché fa parte dell'esperienza. La vita nuova nello Spirito, poi scendendo, non posso leggere e spiegare tutto, poi chi ha voglia, io mi auguro tutti, almeno i livelli pastorali, ecco, spero che a casa dedicheranno, soprattutto nelle vacanze estive, un po' di tempo per leggere, informarsi, eccetera. Qui spiego un po' l'uomo nuovo, la vita anche del cristiano nel potere dello Spirito, poi la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo. I seminari, per favore, devono essere esperienziali, non possono essere teologici. Questa cosa qui viene dopo. Cioè, un seminario di vita nuova deve essere un kerygma. E guardate che Papa Francesco, attraverso l'Evangelii Gaudium, che ha citato anche Don Matteo,
cioè ne parla, bisogna riscoprire il kerygma. Ma scusatemi, ma voi non so se avete avuto modo di leggere con attenzione Atti degli Apostoli, ma perché gli apostoli avevano successo? Perché il cristianesimo si è diffuso così rapidamente? Perché non facevano altro che testimoniare la loro esperienza con il Cristo risorto. Non facevano discorsi teologici. Noi invece non solo facciamo nei seminari delle catechesi che andrebbero fatte nel discepolato, nel post-fusione casomai, però abbiamo anche un altro problema. Io l'ho detto più volte, il seminario deve coinvolgere la comunità che lo inizia, che lo svolge, che lo propone. Cioè, bisogna impegnare i fratelli e le sorelle della stessa comunità anche negli insegnamenti. Io vi parlo francamente, io non sono molto d'accordo sugli inviti fatti. Io ci vado volentieri perché è un modo per stare con i fratelli e le sorelle e pregare con loro. Però, per quanto riguarda, ad esempio, lo sviluppo dei vari punti, passaggi del seminario di Vita Nuova nello Spirito, io gradirei, preferirei che fossero più i fratelli e le sorelle della comunità. Ha più logica poi eventualmente nella preghiera di fusione invitare che so io, un coordinatore di un altro gruppo, che il diocesano, il regionale, anche il nazionale, chi volete voi. Però in quel momento è un momento di grazia per la comunità. Quindi da un lato è evangelizzazione, perché tu evangelizzi e accompagni quei fratelli all'incontro con il Cristo e per far sì che possano riconoscere la Signoria di Gesù nella propria vita. Dall'altro però è anche un tempo di crescita per la comunità. E cioè, questo è il doppio binario sul quale deve camminare il seminario di Vita Nuova nello Spirito. Detto ciò, andando avanti, poi ovviamente troviamo anche il post-seminario, discepolato e formazione. Ora, senza andare nel dettaglio di quello che il sito dice e quant'altro, lo rimando a voi, io molto velocemente. La formazione è un elemento importantissimo. Prima della preghiera, non vi sembri strano, c'è la formazione. Non ci può essere una preghiera carismatica se non è preceduta la stessa dalla formazione. È inutile, non ce n'è. Come diceva Don Matteo, sarebbero semplici parole, ma se tu sei formato sulla parola di Dio principalmente, e qui c'è un po' di carenza, allora la tua preghiera è autenticamente carismatica. Perché noi dobbiamo lodare, benedire e ringraziare con le parole di Dio, non con le nostre parole. Meno parole, dico spesso, è più parola di Dio. Quindi questo diventa importantissimo. E questo favorisce appunto anche il discepolato. Poi la preghiera, ora ritorno un attimino alla... scusatemi. Ok, allora di nuovo, giustamente. Allora, poi la preghiera, la parola, sacramenti, carismi, evangelizzazione. L'evangelizzazione è un altro elemento fondamentale anche della comunità e fa parte dell'esperienza, fa parte della corrente di grazia. Cioè, una comunità senza evangelizzazione, cari fratelli e sorelle, muore. Non ce n'è. Cioè, una comunità è chiamata ad evangelizzare. È chiamata ad annunciare Cristo, a testimoniarlo, così come lo Spirito gli suggerisce, non secondo i nostri progetti. Noi a volte diciamo, ma come faccio? Non ho gli strumenti. Lo fai con gli strumenti che hai. Cioè, non è che bisogna fare, per evangelizzazione non bisogna intendere chissà quale progetto bisogna mettere in essere. L'evangelizzazione è data da una testimonianza, quindi può essere anche, semplicemente, apro parentesi, chiuda anche una semplice animazione fatta all'interno di un ospedale. Parlo di una celebrazione eucaristica, per fare un esempio tra i tanti, no? Quindi tutto ciò fa parte dell'esperienza, fa parte della corrente di grazia. Andiamo avanti. Allora, comunione è l'altro aspetto su cui ci soffermeremo un attimino. Aspetti fondamentali del nostro essere, un cammino unitario, associazione di fedeli e movimento ecclesiale. Allora, cenacoli, gruppi, comunità. Anche qui trovate qualcosina all'interno del sito, dove cenacoli, comunità, gruppi, e tra le altre cose, qui è molto interessante perché vi spiega anche cos'è un cenacolo, cos'è un gruppo, cos'è una comunità, comunità di alleanza. Allora, il cenacolo è fino a 12 fratelli, allora lì c'è un referente, no?
e quindi non potendo esprimere un pastorale, allora si è deciso di riconoscerlo come cenacolo. Poi c'è il gruppo che invece è quello che noi conosciamo, che è un suo pastorale di servizio, dove all'interno c'è anche il coordinatore o la coordinatrice, la comunità che è quella che vive i quattro pilastri di Atti 2:42, né più né meno. La comunità di alleanza sono quelle comunità che invece, come dire, vanno un po' al di là, hanno anche dei loro statuti, che però sono armonici con quello che è il nostro statuto, perché giustamente sono comunità che nascono all'interno della stessa corrente di grazia, rinnovamento dello spirito. Ora qui noi vediamo cenacolo, gruppo, comunità, sembra una roba, ma noi dovremmo essere una comunità. Cioè il cenacolo, il gruppo neanche dovrebbe esistere come terminologia, ma dovrebbe esistere solo comunità. È perché comunque questa è la nostra vocazione comunitaria, però sappiamo che non è proprio così. I gruppi, vi dice anche in quanti siamo attualmente, 1600, e quindi diciamo che tutto sommato ancora, come si suol dire, teniamo botta, mi pare che si dice così. Va bene, allora, gli organismi pastorali, anche qui, allora, così, scusate, vediamo se va. Sì, ecco qua, così vediamo anche qualche volto per quanto riguarda gli organi pastorali, perché abbiamo il Comitato Nazionale di Servizio, il Consiglio Nazionale, abbiamo poi il Coordinatore Regionale con il Consiglio Regionale, il Comitato Diocesano con il Consiglio Diocesano, il Pastorale di Servizio con, e basta, il Pastorale di Servizio e basta. Allora, abbiamo il nostro Presidente Salvatore, penso che questo lo conoscete, no? Poi abbiamo Mario, che abbiamo visto stamattina, il coordinatore nazionale, Amabile Guzzo, che è anche il direttore, che comunque nella scuola di settimana scorsa abbiamo scoperto, vero Don Matteo, un lato di Amabile ben diverso da come siamo abituati a conoscerlo, a vederlo, ad ascoltarlo, perché lui in genere dà sempre i numeri. Detta così sembra una battuta, però dai numeri, insomma, parla sempre di bilanci e quant'altro, ma sempre nell'ambito dei calcoli, dei bilanci. Allora, invece abbiamo scoperto anche una sensibilità veramente diversa, di Amabile, di un uomo che è di spirito. Ecco, questa è una cosa molto bella. Quindi da un lato svolge quello che è il suo lavoro di sempre, lui è un bancario, non vi sto a raccontare la sua storia, dopodiché si è dedicato poi al rinnovamento e quello che lui faceva in banca ora lo fa come servizio per il rinnovamento. Poi abbiamo la nostra Marcella Reni che conosciamo, che occupa l'area sociale, soprattutto le carceri, la Moldavia, insomma. Rosario Sollazzo che a Dio piacendo verrà a Seveso il 17-18 settembre. Poi abbiamo la Carmela Romano per quanto riguarda l'area formativa, non ho detto Sollazzo per l'area invece carismatica, e poi anche il nostro consigliere che ha menzionato anche Don Matteo, spirituale nazionale, Don Michele Arcangelo Leone. Poi ovviamente qui ci sono tutti i coordinatori delle varie regioni. È ovvio che il CNS, quello che abbiamo visto, insieme a tutti i coordinatori delle varie regioni, formano il Consiglio Nazionale. Noi invece come siamo messi? Poi abbiamo anche ovviamente i componenti eletti dalle regioni, per la Lombardia Mauro Brontesi, coordinatore di Brescia, diocesano, ma anche membro del Consiglio. Poi ci sono anche tutti gli ambiti, per quanto riguarda l'ambito anziano abbiamo il nostro Luigi Leoni che fa parte anche egli del Consiglio Nazionale. Mentre per quanto riguarda il nostro livello abbiamo il coordinatore regionale che sono io e poi dopo ci sono tutti i coordinatori di diocesi nonché referenti di alcune diocesi insieme agli ambiti, insieme a Don Matteo che è il consigliere nazionale cioè, regionale il consigliere regionale e poi basta. Allora, è ovvio che l'organigramma della regione rispecchia quello della nazione, né più e né meno, del nazionale. Poi a livello invece diocesano c'è un comitato, quindi c'è il coordinatore, insieme ad altri 2/4, dipende dal numero dei gruppi
che formano il comitato e poi tutti i coordinatori di gruppo, o nonché referenti se ci sono all'interno della diocesi, formano il consiglio diocesano. A livello invece di gruppo locale si ha solo il pastorale di servizio, oppure, come abbiamo visto, un referente se magari non superano i 12. Sì, poi sì, solo, sì, vabbè, anche se poi è giusto che ci sia un coinvolgimento dei fratelli, però come organo, diciamo così, ufficiale, il pastorale di servizio. Bene, poi i servizi e i ministeri, qui vi risparmio, ministeri nasce da un carisma, se non c'è il carisma non può esserci il ministero. A volte si forza la mano, no? Dobbiamo avere anche noi il ministero X o Y, non c'è niente di male se uno non ce l'ha, oppure se non puoi fare il ministero hai solo un fratello, svolge quel servizio, tanto ministero significa servizio, e quel fratello, l'importante è che nasca da un carisma. Come dire, far fare le cose tanto per far fare qualcosa ai fratelli, a mio avviso è sbagliato. Bisogna cercare di capire, visto che Paolo ci conforta, che ciascuno ha una manifestazione dello Spirito, quindi bisogna individuare qual è il carisma e gli affidi quel servizio che rispecchia quel carisma. Ora passiamo qui al sostegno fraterno e carità. Allora, un attimo, Allora, sostegno fraterno. Allora, il sostegno fraterno credo che lo conosciamo. A cosa serve il sostegno fraterno? Serve per far vivere la corrente di grazia. La corrente di grazia senza l'economia non sta in piedi, perché comunque anche per evangelizzare, anche noi che siamo qui paghiamo un costo. Quindi a volte quando si parla di questa tematica qui, dopo tanti incontri c'è sempre chi salta dalla sedia, no? Ognuno la vede in un modo, però in realtà, ora a parte tutto, io credo che sia necessario che ci sia un sostentamento. Noi non abbiamo un tesseramento, come, non so, Comunione e Liberazione, per farvi un esempio. Noi abbiamo il sostegno fraterno e altre forme che poi vedremo più in là, però servono proprio, come ci ricorda anche Atti 2.42, cioè sono la condivisione dei beni. E io non dico che 15 euro l'anno siano tante, onestamente, a me non mi pare una cifra esorbitante. E credo che sia il minimo. Il problema è poco e tutti. E qui il discorso invece è un altro, siamo ridotti a pagare pochi e tanto. È qui che sta l'inghippo. E quindi poi è ovvio che si ripetono sempre le stesse cose e poi i discorsi sono sempre gli stessi, ma chiedono soldi, e questo e quell'altro, il problema è un problema generalizzato. Quindi diciamo che tutto ciò serve proprio per la vita del movimento, per i progetti che il movimento porta avanti, però senza un'economia, fratelli e sorelle, non si va da nessuna parte se non ci sono dei soldi. Questo lo vediamo anche all'interno delle famiglie. Trovatemi una famiglia che senza un lavoro, senza un'entrata, può vivere. Non lo so, poi magari c'è qualche famiglia che è talmente santa da trovare i soldi sotto il cuscino, però io penso di no, c'è bisogno di lavorare. La stessa cosa anche per quanto riguarda il rinnovamento e quindi il sostegno fraterno, che fa parte della carità, che è uno di quei quattro pilastri di Atti 2.42. Poi, partecipazione attiva al calendario significa, in poche parole, cioè quelle che sono le attività proposte sia a livello nazionale, regionale, diocesano, sono delle attività che è giusto anche accogliere, vederle come frutto di un discernimento e quindi come una proposta che lo Spirito ci fa attraverso i fratelli e le sorelle. Poi ci possono essere delle esagerazioni, diciamo di sì, un gruppo, una comunità non riesce a fare tutto, ma va bene anche questo, però a priori cestinare la mail non va bene questo. Cioè, quello che comunque viene proposto a qualsiasi livello è giusto che venga comunque meditato, pregato, proposto, ma non come si fa, che so io, quando si danno gli avvisi, magari anche a fine messa, no? In modo veloce, domani c'è questo, domani c'è quell'altro, che va anche bene, però noi dobbiamo dare fondamento a quelli che sono gli avvisi che siamo chiamati a dare. Uno, noi per primi dovremmo crederci,
Spesso non è così, ma dovremmo crederci. E poi dare fondamento a quelli che sono le varie attività, cioè far capire l'importanza di quell'attività. Se tu gli dici, allora c'è la scuola, quindi chi vuole si iscriva pure, quindi sono aperte le iscrizioni, e la chiudi lì. Uno che non ne ha voglia, gliela fai passare la voglia e non ci viene. Se tu invece gli spieghi che è un tempo di grazia, di esperienza, eccetera, 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 allora lì ci saranno anche questi relatori, ci aiuteranno nel cammino, ci aiuteranno in questi 2 giorni. Cioè, gliela devi raccontare nel giusto modo. Quindi, poi, questo è importante, poi chiudo, ho finito. Chi siamo? La Fondazione Alleanza. Io non so chi di voi ne ha sentito parlare di Fondazione Alleanza. Chi è che ha sentito parlare di Fondazione Alleanza? Ollus? Ah, perfetto. Allora, innanzitutto la finalità è una finalità sociale, da questo punto di vista. Poi la Fondazione Alleanza Ollus è un ente morale senza scopo di lucro, opera nel campo della solidarietà, dell'inclusione sociale, della formazione dei formatori, ispirandosi ai principi della dottrina sociale della Chiesa, agisce a servizio dell'uomo, promuovendo la diffusione e il rispetto assoluto della dignità della persona umana e il perseguimento della giustizia sociale, avendo come punto di riferimento lo sviluppo integrale dell'uomo e il perseguimento del bene comune. Poi qui c'è la finalità, qui ci sono gli ambiti. Allora, solidarietà e inclusione sociale, educazione, assistenza sociale e sociosanitaria, minori e famiglia, carcere. E abbiamo Progetto Moldavia, penso che ne abbiamo sentito parlare, poi Don Matteo è innamoratissimo della Moldavia, c'è stato anche Luigi Leoni a suo tempo, ma soprattutto Don Matteo che ha prestato per lunghi mesi servizio lì in Moldavia. Ora la situazione con la guerra è quella che è, quindi si fa difficoltà anche ad andare, però attualmente è stata donata a 30 famiglie dell'Ucraina, quindi diciamo che almeno la sfruttiamo con una giusta finalità.